Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Saint Seiya Awakening, mercoledì 8 novembre 2023. Oggi è giornata di patch pre-banner e praticamente ci sono pochissime novità se non l'inserimento del personaggio dell'acquario, quindi Camus Surplice arriva finalmente anche nel global, quindi possiamo dare un'occhiata alle skill, vediamo come sono state tradotte e vediamo un po' la meccanica di questo personaggio. Oltre a Camus arriva la skin di Capricorn, armatura divina, cioè Shura, armatura divina con la sua nuova skin, Re dei Boschi, e poi abbiamo una nuova skin di Kaiser, Leone del Tuono. Queste sono le grosse novità di questa patch pre-banner, quindi tecnicamente lunedì dovrebbe entrare nel duello sacro acquario con armatura surplice, e tecnicamente mercoledì dovrebbe arrivare finalmente il banner del personaggio. Qui non c'è nel duello sacro perché dovremmo appunto averlo già da lunedì. A livello di risorse sono messo bene, ma penso come tutti, perché abbiate balzato l'ultimo banner, e quindi ora diamo un'occhiata a questo acquario con surplice Aquarius. Abilità base, pugno congelante, crea un'aura congelante per infliggere il 90% di danni attacco cosmico e anche un 40% più status hit di probabilità di aggiungere una carica di morso del gelo e sigillo del ghiaccio a livello 5, 130% di danni attacco cosmico e il 100% più status hit di probabilità di aggiungere una carica di morso del gelo e sigillo del ghiaccio. Questo è l'attacco base. Poi abbiamo l'abilità che costa 2, che è la polvere di diamanti. Fa sì che il bersaglio principale abbia il 15% più status hit di probabilità di essere congelato. Infligge 120% danno cosmico a tutti i bersagli, quindi tutti, e infligge una carica di sigillo del ghiaccio. Ogni carica esistente di morso del gelo sui nemici amplifica il moltiplicatore dei danni di Camus, surplice, polvere di diamanti del 60%. E c'è una probabilità del 30% più status hit che ogni bersaglio subisca individualmente morso del gelo. A livello 5 aggiunge il 200% dei danni cosmici e infligge una carica di sigillo del ghiaccio, e ogni carica di morso del gelo amplifica il moltiplicatore dei danni del 150%. Il bersaglio principale ha il 40% più status hit di probabilità di essere congelato e tutti i nemici hanno il 55% più status hit di probabilità di subire una carica di morso del gelo. Ora passiamo alla prima passiva, bara di ghiaccio surplice. Quando i cavalieri aliati costano 7 di energia più 1 per ogni round completo fino a 10, Aquarius carica surplice bara di ghiaccio. Sarà quando consumano? Se i PS di un cavaliere alleato scendono sotto il 50% prima della sua azione, il cavaliere viene protetto temporaneamente da surplice barra di ghiaccio. Questa protezione assorbe i danni che subisce e aggiunge una carica di sigillo di ghiaccio al bersaglio attaccante. Surplice barra di ghiaccio attivata si distrugge prima dell'inizio dell'azione del bersaglio protetto. A 5 si carica dopo aver speso 3 di energia, quindi è quando spendi energia. Più 1 per ogni round completo fino a 6, quindi 3 il primo, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Recupera PS pari al 180% dell'attacco cosmico quando la barra di ghiaccio si distrugge. Questa non è affatto male.
davvero davvero niente male questa passiva come protezione. Bello, mi piace. La seconda passiva invece è Surplice Anello di Ghiaccio. Quando Aquarius inizia la sua azione, diffonde il ghiaccio perenne dall'aldilà, infliggendo una carica di sigillo del ghiaccio a tutti i bersagli, quindi a tutti quando comincia. Si attiva una volta per round completo. Se un bersaglio è già congelato, inclusi ghiaccio nero e cristalli di ghiaccio sacro, cristalli di ghiaccio sacro, quindi tutti i frost, ha il 50% di probabilità più status hit di aggiungere una carica extra di morso del gelo. Cosa fa morso del gelo? Morso del gelo attivato dall'aldilà, dall'abilità di Aquarius, infligge l'80% di danni cosmici al bersaglio dopo la sua azione e dura per due round fino a tre cariche. Ok, quindi è quello che ticca come cristallo con armatura divina praticamente. A livello 5, 100% di probabilità più status di infliggere morso del gelo al nemico congelato e 150% di danni d'attacco cosmico inflitti da morso del gelo. Boh, non è fatto male. Mi piace questo questo cavaliere. Costa una vagonata di Tommy, perché forse è quello che puoi sacrificare. No, questo va tutto 5. Cioè, se volete giocare il Frost è 5-5-5-5. Perché se lo al base lo mettete a 3, è il 60%. E insomma, no, è un personaggio che costa un botto, costa 40 Tommy. Se lo volete fare, volete giocarlo giusto, dovete investire 40 Tommy, non meno. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo personaggio, se vi piace, anche perché andrà provato in Sacred prima. E però non mi dispiace, questo è un personaggio su cui punterei davvero davvero tanto. Io vi ringrazio per aver visto il video di oggi, degli aggiornamenti di questa patch. Noi ci vediamo mercoledì prossimo, anzi no, forse lunedì, così lo proviamo nel duello sacro e tiriamo le prime somme. Vi ringrazio per aver visto il video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, buona giornata a tutti, ciao!